vestiva a Bologna, Carlton Myers, insieme a lui col numero 11 Daniel Santiago, col numero 12 Anthony Parker, col numero 8 Alessandro Tonolli e col numero 6 Horace Jenkins. Per la skipper, col numero 5 Gianluca Basile, col numero 17 AJ Guyton, col numero 6 Matt Schelling, col numero 15 Giacomo Galanda e col numero 11 Lubos Barton. In quintetto l'eroe di gara 4, quel Gianluca Basile che nel finale ha deciso la partita con le sue penetrazioni attaccando proprio Carlton Myers, compagno e fratello in fortitudo e anche in nazionale. Carlton Myers che sta giocando una grande stagione, un grande playoff, nel finale di gara 4 ha avvertito un po' di stanchezza, impietosamente Gianluca Basile ha affondato le sue penetrazioni su di lui. 12 punti negli ultimi 4 minuti per Basile, che era stato in dubbio fino a 2 ore prima della partita per la caviglia infortunata in gara 3 qui a Roma, e non era certo pratattica. Primo fallo per Matt Schelling, un altro duello spigolosissimo, quello fra Schelling e Santiago. Santiago soprattutto in gara 1 era riuscito a farsi spazio, e ora Tonolli in fiamma col primo canestro della partita. La platea romana con una tripla, ed è un canestro molto importante perché Roma ha bisogno di trovare altre punte in attacco per aprire la difesa di Bologna, che ovviamente cercherà di chiudersi sulle tre prime punte. Grande gancio di Schelling, 3-2 per Roma. La skipper cercherà di non prendere imbarcate come in gara 3 quando era finita a meno 19. Myers contro Basile, si rinnova il duello, penetra, scarica a Santiago che schiaccia, 5-2 per la lotta automatica dopo 1 minuto e 10 secondi di gioco. Buon taglio di Barton che va via a Parker, costretto a spendere il primo fallo. Primo fallo per Anthony Parker. 8 minuti e 45 da giocare nel primo quarto. Guyton per Barton, poi frontalmente Basile marcato da Myers, Jenkins prende Guyton, Tonolli prova a marcare d'anticipo Galanda e Parker è per Barton. Guyton, penetrazione, sospensione, ferro interno, rimbalzo di Tonolli, apertura per Jenkins, arresto e tiro, non va, ma rimbalzo che cade lontano dai lunghi della skipper e Roma rimane in attacco. Fondamentale per la squadra di Bucchi l'approccio di Jenkins, giocatore che può esaltarsi come cadere in depressione. Myers contro Basile, Parker contro Barter, contro Barton, sbaglia Parker, taglia fuori di Schelling che però non controlla il rimbalzo, ma sbaglia Jenkins e il fallo a rimbalzo di Santiago, che ha questo suo problema: contenere la sua irruenza nei contatti, che spesso lo penalizza e lo porta a gravarsi precocemente di falli. Roma ha sprecato 3 occasioni, conduce 5-2. Basile, Galanda, il mismatch favorevole contro Tonolli, Barton, intanto fischio ancora a Santiago, secondo fallo. È incredibile come questo giocatore dotato di talento non riesca psicologicamente a trovare una stabilità. Campo con meno problemi di fallo. Bologna, Basile in preparazione, resto è il capitano, ha affondato la sua azione. Basile deve attaccare Myers, deve spendere sia in difesa che in attacco. E la tripla,
quarto. Il rimbalzo è conteso da Basile Parker e la rimessa a Roma. Complimenti Zaro. Difesa a Brighton per Jenkins.
Perro.
la skipper riprende confidenza e fiducia. Era 31-8. Santiago, anche per aver subito psicologia. Di aver dimenticato un po' secco. Di Pozzecco, 3 minuti e 50. Taglio di Fino. È trovata con le spalle al muro. Ancora una volta fa male a Roma. Mai. Carton, 3 minuti e 10. E finta di tiro di Pozzecco per Gaeton. Tiene Myers l'uscita di Giuseppe. Spendalo. Inutile anche per. Gaeton in lunetta. Sette minuti. Meno nove. Pensate, meno nove. 31-8. Questo recupero, entra Galan. Costata a Roma. Questa volta. Uomo, blocco di Galanda, penetrazione.
Mai. Respirare.
anzi si accusa dell'errore con Galanda. 7 minuti e 20 del quarto. Myers contro Basile, tiro di Marco, un controllo in volo dell'equilibrio del corpo da acrobata. 46 a 40, Basile lo aveva firmato alla vigilia sulla grande partita di Myers, un Basile che sta facendo quello che si può fare contro un grande campione. Pozzecco nel traffico a Galanda che si gira in gancio e realizza. 46 a 42, la skipper sembra in questo momento avere più alternative, Roma vive sulle spalle di Myers. Parker, Santiago indugia, 8 secondi, alla fine c'è un fallo fischiato a Delfino quando Santiago non sapeva come disfarsi del pallone. Secondo fallo Delfino, va in panchina Parker, va in panchina anche Tonolli, entrano Righetti e Tusek. Rimessa dall'alto per Roma, due falli di squadra Bologna, 3 Roma. Myers, Delfino sulla sua strada, l'aiuto di Van den Spiegel. Myers cerca un passaggio a Santiago che non ci arriva e la rimessa è per la skipper. 6 minuti e 23 secondi alla fine del terzo quarto. I 150 tifosi giunti da Bologna incitano a gran voce la Fortitudo, che sta giocando una di quelle partite che accendono l'immaginario dei tifosi. Ancora il gancio di Galanda, 46 a 44, Roma stordita. Jenkins lo ferma Pozzecco, Jenkins sul blocco di Santiago, sbaglia Righetti, un balzo lungo raccolto da Delfino e butta via Delfino questo pallone. Righetti ringrazia e appoggia a canestro, clamoroso autogol di Delfino. 48-44, errore che arriva in un momento in cui Roma sembrava in evidente difficoltà, ma c'è Pozzecco che sbaglia, il rimbalzo è controllato però da Galanda. Pozzecco vuole attaccare Jenkins, poi riapre sul lato opposto in maniera imprecisa, Delfino non controlla. 5 minuti e 10 alla fine del terzo quarto, conteranno tantissimo le risorse mentali, la lucidità, la saldezza di nervi. Più 4 Roma. Jenkins va al tiro in controtempo davanti alla sagoma di Van den Spiegel e il contropiede della skipper con Pozzecco. L'intervento di Myers e il canestro convalidato. 48-46. 20 punti Myers, 18 Pozzecco. Quattro minuti e 40. Righetti. Myers contro Delfino che gli ruba palla. Spinge Delfino in propulsione per Basile. La finta di tiro serve Galanda che gli ritorna il pallone. Basile per Van den Spiegel che va a sfondare. Quarto fallo di Van den Spiegel, era un'azione un po' caotica, anche Basile si era liberato del pallone in maniera non pulitissima. Quarto fallo per Van den Spiegel, entra Schelin col numero 6, entra Schelin nella skipper, entra anche Gaeton per Pozzecco, gestito col bilancino del farmacista da coach Repeja. D'altronde Repeja ha più volte detto che preferisce non far giocare Pozzecco e Gaeton insieme per questioni di equilibrio difensivo. Myers, Santiago va via Schelin e va a sbagliare in maniera clamorosa da sotto dopo aver fatto tutto bene
e essersi liberato della marcatura dell'avversario. 4 minuti alla fine del terzo quarto, più 2 per Roma. Delfino, Basile, attacca Myers e pareggia Basile. Adesso vediamo se chirurgicamente Basile cercherà di approfittare di eventuali pause difensive di Myers, come ha fatto in gara 4. Time out, 48 pari, 3 minuti e 50 alla fine del terzo quarto. Linea alla regia. Tusek per Monti, poi Myers trova l'aiuto di Galanda. Myers in penetrazione, prende il fallo di Delfino. Quarto fallo di squadra per la skipper. Per Delfino, terzo fallo. 48 pari, 3 minuti e 32 alla fine del terzo quarto. Monti, Myers, Roma deve trovare canestri anche da altri uomini, in particolare per esempio Tuse, che non è ancora riuscito con il suo potenziale tiro anche dai 6,25. Myers, l'aiuto di Galanda, 6 secondi per il tiro di Roma. Myers va in penetrazione, scarica per l'angolo di Tusek ed eccolo qua il tiro da 3 punti di Tusek. 51-48 è il primo canestro di Tusek ed è un canestro cruciale a 3 minuti dalla fine del terzo quarto, con una Roma che era asfittica in attacco, tutto sulle spalle di Myers. Guyton fa saltare Jenkins, va in penetrazione, poi si allontana, tiro sbagliato ma prende il rimbalzo e va a realizzare il 51-50 per Guyton, è il sesto punto. Clamoroso errore difensivo di Roma che ha lasciato tutto il tempo a Guyton di recuperare il rimbalzo. Sbaglia Myers, rimbalzo di Basile. Più uno Roma, 2 minuti e 18 alla fine del terzo quarto. Delfino, Schelin contro Monti, prova a sfruttare il fisico e ottiene il fallo di Monti. Quarto fallo di squadra anche per Roma. Ritorna Santiago, anzi ritorna Parker ed esce Myers. Nella skipper Barton per Delfino. Barton, aggressivo Righetti, rimessa per Bologna. Basile. Basile cerca un ribaltamento che non trova compagni, poi la lotta terribile per il possesso della palla e la palla a due fischiata. Palla a due fischiata dagli arbitri. Il pubblico di Roma protesta per questa decisione arbitrale, volevano un fallo precedente. Saltano Schelin e Monti. 2,16 Schelin, 2,04 Monti. Un punto di vantaggio a Roma, grande tensione. Si decide chi va in finale scudetto, 1 minuto e 55 alla fine del terzo quarto. Palla conquistata da Roma. Jenkins che non ha ancora segnato nel secondo tempo. Tusek, Jenkins attacca Guyton e prende il fallo. No, infrazione di passi, infrazione di passi di Jenkins. Noi siamo nell'ultimo anello del palazzetto, un po' coperti, avevamo
visto distinto. Un punto Roma, nuova occasione del sorpasso per la Fortitudo. Basile, il tiro da tre punti ed è canestro, il primo sorpasso di una rimonta iniziata sul 31-8, 53-51, 1:15 alla fine del terzo quarto. Adesso Roma è in chiara difficoltà psicologica, ma Righetti trova un grandissimo canestro, 53 pari, freddissimo Righetti a trovare un canestro che ha fermato subito il tentativo di fuga di Bologna. Gaeton in penetrazione, si ferma, stoppato da Monti che recupera il pallone. Gaeton meno reattivo delle altre partite. Tuzek, il tiro a tre punti e la tripla di Tuzek. Guardate questa partita, due grandi squadre, mai dire mai. Guardate il carattere che ha tirato fuori Roma sul primo vantaggio della Skipper, che era andata a recuperare dal 31-8. Guardate la saldezza di nervi di Roma, che ha piazzato un parziale di 5-0 e torna in vantaggio 56-53 quando mancano 37 secondi alla fine del terzo quarto. Emozioni, emozioni, emozioni infinite. Due grandi squadre che meriterebbero di giocare entrambe la finale contro la Benetton. Per Tuse, che è il secondo canestro da tre punti in questo terzo quarto, e sono stati entrambi tiri di grande valenza psicologica. Roma in campo con Bonora, Righetti, Monti, Tuzek e Parker, Bucchi dà fiducia alle seconde linee del quintetto iniziale. In campo soltanto Parker, è tornato in campo Pozzecco insieme a Basile e Gaeton. Gaeton la finta di tiro, va in penetrazione e va al tiro in controtempo, realizza. Skipper a meno 1, 56-55. Ottavo punto per Gaeton. 18 secondi alla fine, Roma ne ha 15 per il tiro. Parker in penetrazione, il tiro in sospensione, sbaglia, molto impreciso Parker. 8 secondi, Gaeton attacca Righetti, va a sfondare. Sfondamento di Gaeton, molto presente in questa fase della partita Alex Righetti. 3:33 alla fine, secondo fallo Gaeton. In campo Myers per Monti. Si asciuga il parquet, fa un caldo africano qui. Myers al tiro dalla lunetta del 6:25, sbaglia e finisce il terzo quarto con le due squadre appiccicate. 56 l'Ottomatica Roma, 55 Skipper Bologna. Linea alla regia. Ultimi infernali, 10 minuti. Pozzecco, Gaeton, Van den Spiegel, Galanda e Barton per la Skipper. Jenkins, Parker, Righetti, Santiago e Tuzek per Roma. Bucchi dà un po' di respiro ancora a Myers. Parker contro Barton. Ferma il palleggio, serve Santiago che viene fermato da un raddoppio difensivo e perde palla. 9:44. Alla fine un punto di vantaggio per Roma, partita arrapante. Pozzecco. Gaeton marcato da Parker.
riceve Gaeton, ma c'è fallo in attacco, blocco in movimento di Galanda. Nove minuti e 27, secondo fallo Galanda. La rimessa per la Virtus Roma. Jenkins per l'uscita di Parker, che va in penetrazione, scarica a Santiago, che viene fermato fallosamente, ma Santiago avrebbe dovuto mettere dentro questo pallone, prendendo anche il fallo. Quinto fallo comunque di Van den Spiegel. Torna in campo Schelin. Il lunetta Santiago. 9 minuti e 13 alla fine per il pivot portoricano, che ha giocato anche nella NBA a Phoenix. Due tiri liberi, realizza il primo. Due anni a Varese anche per Santiago. Sbaglia il secondo, rimbalzo di Barton, più due l'automatica. Pozzecco va in penetrazione, lo slalom, il canestro buono e il fallo subito. Pozzecco 21 punti, parità. Primo fallo di Jenkins. Pozzecco per la seconda volta, la Fortitudo va in vantaggio. C'era andata con una tripla di Basile nel terzo quarto, ora più uno Skipper. 9 minuti alla fine. Righetti, Parker, spalle a canestro, avvitamento, giro e sottomano, grande canestro, sorpasso Roma 59 a 58. Parker però è a soli 5 punti segnati, sbaglia questa volta Pozzecco la conclusione in sottomano. Parker spinge dall'altra parte, cambia il lato per Tusek, è la terza tripla di Tusek. Chirurgico Tusek, chirurgico Tusek. 62 a 58 per Roma, che per la seconda volta reagisce al sorpasso di Bologna in maniera glaciale. 8 minuti e 28 alla fine, 62 a 58 per la Lottomatica. Linea alla regia. Women in Blue, le più grandi voci jazz cantano il blues. Women in Blue. Roma, da 30 anni, la firma del tempo libero. Vastissima esposizione di camper nuovi e usati delle migliori marche, disponibili anche per il noleggio. Accessori per camper e mostra estiva di tende, casette in legno e igloo. Prenotate anche voi la vostra vacanza in camper. Solo da Roma, la firma del tempo libero. A Bologna, in via Galeazza 71. Pozzecco, Barton, Gaeton, Schelin e Galanda, Jenkins, Myers, Tusek, Parker e Santiago. Pozzecco per l'uscita di Gaeton, il tiro da tre punti, non va, il rimbalzo strappato da Barton. Galanda dentro a Schelin, murato questa volta dal raddoppio difensivo, ma la palla è per Jenkins. Parker la finta, poi scarica a Tusek ed è la quarta tripla di Tusek, che ha segnato soltanto da tre punti, 12 punti per lui, quattro bombe in momenti determinanti della partita, più 7 per Roma. Gaeton, Galanda contro Tusek, ha il mismatch, pesca in angolo Gaeton, lungo il tiro di Gaeton e il fallo fischiato a Jenkins. Gaeton sta sparando a salve, gli è successo anche nelle precedenti partite qui a Roma. In panchina Barton e Gaeton, infatti dentro Basile e Delfino. 7 minuti e 31 alla fine, più 7 per Roma.
Kelin, Delfino, Pozzecco. Pozzecco lavora sul blocco di Galanda, arresto e tiro sul ferro, rimbalzo di Parker. Adesso la skipper non deve avere fretta nel cercare una nuova durissima rimonta. 7 minuti e 7 secondi alla fine, più 7 Roma. Myers per Parker, Parker finta da una parte, movimento dall'altra, fallo di Basile, terzo fallo di squadra per la skipper, secondo fallo per il capitano della Fortitudo Hokkaido. Sette minuti e un secondo alla fine, più 7 Roma. Myers, Jenkins, la zona della skipper. Jenkins penetra, serve fuori a Parker, Myers in angolo, fa saltare Galanda, va in avvicinamento, ancora fuori a Parker, 7 secondi per il tiro. Parker a Jenkins, lunga la sua conclusione da 3 punti, palla che esce, rimessa skipper, 6 minuti e 39 alla fine, più 7 per Roma. Pozzecco, Galanda, Pozzecco ancora sul blocco, arresto e tiro difficilissimo, sbaglia, era fuori equilibrio con il corpo Pozzecco, rimbalzo di Santiago e palla nelle mani di Jenkins. Myers, sempre la zona 2-3 della Fortitudo Hokkaido, fallo in attacco, fallo in attacco fischiato a Tusek. 6 minuti e 4 secondi, torna Guyton dopo una pausa di riflessione in panchina ed esce Pozzecco. Delfino, Basile, arresto e tiro, non va, rimbalzo che alla fine è per Skelin, Basile in penetrazione, riesce a riaprire Galanda, Basile dall'angolo, lungo rimbalzo di Skelin, azione che in qualche modo porta 2 punti alla skipper. 5 minuti e 35 alla fine, più 5 per Roma. Myers, Jenkins, Parker contro Delfino, va via e sbaglia la schiacciata, recupera però Myers e si proietta a canestro prendendo il fallo. Grande tempismo di Carlton Myers, fiuto del tempo, del momento su cui agguantarsi sul pallone. Terzo fallo di Galanda, 5 minuti e 19 secondi alla fine. Carlton Myers in lunetta, terra Galanda. Myers che in questa stagione ha avuto 18,3 punti, anzi 19,3 punti a partita in 32,9 minuti di gioco, col 48,7% da 2 e il 39,1% da 3. E l'86,8% nei tiri liberi, ma adesso ha nelle mani tiri liberi che valgono un pezzo di stagione proprio contro la sua Fortitudo. È la partita del destino. 5 minuti e 19. La palla non arriva. Ecco che Cazzaro consegna al collega La Monica e Myers è pronto. Più 6 per la Virtus Roma. Ancora Myers in lunetta, 21 punti per lui, 22, 67 a 60 per la Lottomatica. Fortitudo Hokkaido in attacco, con Delfino a portare palla, marcato da Myers. Jenkins insegue Guyton, sul quale recupera Myers. Guardate Myers che gioca su due fronti, la tripla di Guyton. Intanto Jenkins è caduto rovinosamente a terra.
rovinosamente a terra Jenkins. 67-63, Roma protesta perché il contatto a suo dire era falloso. Noi da questa postazione non possiamo assolutamente giudicare. Jenkins arrabbiatissimo con gli arbitri. Comunque Gaeton ha portato ancora la skipper in quota, 11 punti per Gaeton, 67-63, 5 minuti e 3 secondi alla fine, esce Jenkins, Orazio lo chiama affettuosamente lo speaker di Roma, la zona della skipper, no, uomo, Myers, Gaeton battuto da Myers che va al tiro in controtempo, sbaglia, il rimbalzo di Basile per l'attacco della skipper, 4 minuti e 43 alla fine, 4 punti di vantaggio per la Lottomatica, Gaeton in uscita contro Bonora, arresto e tiro di Gaeton, due triple consecutive, si sveglia l'ex Chicago Bulls AJ Gaeton che aveva vissuto fin qui una partita sottotono, la skipper a meno uno e la partita ricomincia per l'ennesima volta, 4 minuti e 16 alla fine, 8 secondi per il tiro di Roma, ancora Tusek 5 triple, 15 punti, tutti nella seconda parte della partita e tutti da 3 punti, 4 minuti alla fine, più 4 per Roma. Tusek ha segnato canestri quando la palla scottava. Delfino anche lui non trema. Time out chiesto da Bucchi. 3 minuti e 51 alla fine. Vantaggio di due lunghezze per la Lottomatica. È una semifinale bellissima. Un equilibrio che non vuole spezzarsi né da una parte né dall'altra. Questa sauna del palazzetto romano, ancora 3 minuti e 51 secondi di infuocata battaglia. Skipper mai morta, Roma glaciale però nel rintuzzare gli attacchi bolognesi e quindi si rimane con il fiato sospeso fino in fondo. Jenkins, Tusek, Myers contro Basile, fallo in attacco di Santiago, è il quarto. 3 minuti e 38. Santiago commette sempre gli stessi falli. Più 2 Roma, 3 minuti e 38 alla fine. Porta palla a Delfino. Gaeton, è tornato in campo Jenkins. Gaeton sbaglia questa volta, era in vantaggio su Jenkins. 3 minuti e 20 secondi alla fine, porta palla Parker per Roma contro Delfino, due giocatori che hanno un fisico che gli consente di giocare in quattro ruoli. Myers contro Basile, Myers in penetrazione, cerca lo scarico sotto, sbaglia Parker, il tap-in mancato di Myers e rimbalzo di Skelin. Incredibili emozioni, pallone che gira sul ferro e ti fa stare col cuore in gola. Gaeton in penetrazione, riapre fuori a Basile, sbaglia Basile, il rimbalzo di Galanda fuori a Delfino, sempre più 2 Roma, 2 minuti e 40 alla fine. Delfino, Gaeton in palleggio, arresto e tiro,
fallo di Jenkins, tre tiri liberi. Tre tiri liberi per l'uomo che viene da Indiana University, 2 minuti e 29 secondi alla fine. Tre tiri liberi per Guyton, che in questo finale sta facendo impazzire Jenkins, rapidissimo nel movimento senza palla e quasi sempre in vantaggio sull'avversario. Realizza Guyton, più uno Roma. Parità, 2 minuti e 29. Vantaggio Skipper. E Roma gioca un pallone determinante. 2 minuti e 22. Adesso gli errori si pagano doppio. Tusek, Myers. Myers contro Galanda. Pesca in angolo Parker, il tiro di Parker da 3 punti, sbagliato, il rimbalzo toccato da Basile, il contropiede, Guyton per Delfino che non controlla, sospetta infrazione di passi di Guyton, è giusto osservarlo. 2 minuti alla fine, 120 secondi, un punto di vantaggio per la Skipper, attacca Roma. Tusek, Parker, Myers, va in penetrazione e prende il fallo di Skelin. 1 minuto e 45 alla fine, secondo fallo Skelin, torna Myers in lunetta, sul più uno per la Skipper. Immaginiamo cosa c'è nel cuore e nella testa di Myers in questo momento. Parità. Ancora Myers in lunetta. Torna in vantaggio Roma, ma è un solo punto a dividere le due squadre. Myers 24, porta palla a Delfino, Basile inseguito da Parker, blocco di Skelin, Basile trova l'aiuto di Santiago, palla dentro a Skelin, fuori ancora a Basile che va in penetrazione, cambia il lato per Guyton, tiro lungo, rimbalzo di Skelin, Basile ci riprova. E la tripla di Basile con uno dei suoi tiri ignorantissimi, più due Skipper, 1 minuto e 18 alla fine. Jenkins, pensate, Roma vinceva 31-8 ad inizio secondo quarto questa partita. Myers, fallo ancora su Myers che sta facendo l'impossibile per trascinare la sua squadra. Ancora Myers in lunetta, terzo fallo Basile. Myers, 5 finali scudetto con la Fortitudo, cerca la sua prima finale scudetto con Roma. Parità, 1 minuto e 2 secondi alla fine. Photo finish. Delfino. L'uscita di Basile. Linea di fondo. Fallo. Fallo sulla linea di fondo. Bravissimo a rubare il tempo Basile. Avrà 2 tiri liberi. 49 secondi. Esce Santiago per falli.
esce Barton nella skipper, abbassa il quintetto Repeja, adeguandolo a Roma che gioca con tutti i tiratori in campo: Tusek, Myers, Jenkins, Parker e Righetti. Pari, vantaggio skipper più uno, 49 secondi. Sbaglia il secondo Basile, il rimbalzo di Parker, 47 secondi. Difesa uomo per la skipper, Jenkins, Parker. Aspetta Myers che riceve, marcato da Delfino. Myers raddoppiato, va in penetrazione, riapre fuori ma subisce ancora un fallo. Carlton Myers, 28 secondi. Myers con le sue giocate in penetrazione sta caricando di falli la difesa bolognese. Primo fallo per Barton, in lunetta Myers. Sbaglia, 28 secondi alla fine, 26 punti per Myers. Parità, 27 per Myers, 28 secondi alla fine, la skipper ha un tiro e poi pochi secondi per Roma. Delfino, il fallo di Righetti su Delfino, decide di spendere il fallo quando mancano 18 secondi e 91 centesimi alla fine. Andrà in lunetta Delfino, il time out. Il time out per Roma. Delfino andrà in lunetta. I tabellini dicono 10 punti Jenkins a secco nella seconda parte della partita, 3 punti Tonolli, 6 Righetti, 9 Santiago, 5 Parker, 15 Tusek, 27 Myers. Dall'altra parte 7 Delfino, 10 Galanda, 11 Basile, 4 Schelin, 22 Pozzecco e 17 Guyton. Allora, parità, 2 tiri liberi per Delfino, un esordiente nei playoff e poi 18 secondi, 91 centesimi da giocare. Finale più drammatico ed equilibrato nemmeno Hitchcock avrebbe potuto scriverlo. Delfino in lunetta. Delfino, il boato dei 4.000 tifosi romani, realizza con freddezza Carlos, vantaggio skipper. Più 2 per Bologna, 18 secondi, vediamo la scelta difensiva della skipper. Jenkins, Myers contro Delfino, va in penetrazione, scarica Tusek, fermato fallosamente, 3 secondi a 99 centesimi, Tusek in lunetta con 2 tiri liberi, più 2 per la skipper, time out chiesto da coach Repeja. È veramente un finale infinito. Roma non ha avuto la forza di dare il colpo del KO né dopo la grande partenza né quando sulla rimonta della skipper aveva trovato i canestri a 3 punti di Tusek che l'avevano riportata sul più 7, 65 a 58. Grande dimostrazione di carattere e di personalità che questa skipper ribadisce, costruita giorno per giorno, mese dopo mese, con il lavoro paziente di coach Repeja.
Tusek in lunetta, ha nelle mani le sorti della sua squadra. E quando il basket è così, è crudele. Cazzaro porge il pallone a Tusek. Sbaglia Tusek. Vediamo l'errore voluto a questo punto. La lotta per il rimbalzo è di Calanda, prende il fallo e la fossa dei Leoni sta impazzendo. Ha sostenuto la squadra in questa nuova prestazione di grandissimo cuore e orgoglio. 2 secondi e 44 centesimi alla fine. Galanda in lunetta. Sbaglia Galanda. 2 secondi, 44 centesimi. Ancora Galanda in lunetta. Zero su due, Parker a rimbalzo, Jenkins, anzi Parker il tiro, e quasi Parker riusciva a centrare dalla metà campo difensiva. Esplode la gioia dei bianco-blu, esplode la gioia della fossa dei Leoni. La Fortitudo è ancora in finale, la Fortitudo è ancora in finale. Si rinnova il duello dell'anno scorso contro la Benetton. Gioia incredibile, gioia incontenibile, incontenibile. La Fortitudo scrive una pagina storica. Nessuno era mai riuscito dal sesto posto a arrivare in finale scudetto. Incredibile performance. Fortitudo in finale scudetto al termine di 5 tremende battaglie. Pensate quale sarà il dolore dei giocatori di Roma, l'ennesima beffa che subisce un campionissimo come Carlton Myers. Roma conduceva.